André Gide, un autore che in Francia certamente dimenticato non è, ma in Italia un po' sì. Eppure è stato un autore molto importante, molto centrale nella vita culturale francese, anche italiana e comunque di tutto il mondo, visto che gli hanno persino dato il premio Nobel. Nei tardi anni 40, nei primi anni 50, insomma, no, tardi anni 40 perché poi dopo è morto ed era già abbastanza anziano. Un autore che vive a cavallo tra l'800 e il 900, nasce nel 1869 e scrive una serie di romanzi che all'epoca hanno avuto una grande importanza, che sono stati variamente tradotti in italiano. Io qua ho recuperato un'edizione che è quella dei romanzi della Pléiade, prestigiosissima collana francese, ma in realtà la Casa dei Libri ce ne sono altri, dopo ve ne parlo. Poi ha scritto poesie, ha scritto saggi, ha scritto dei diari molto, molto lunghi e dettagliati in cui passa tutta la cultura francese. Basti dire che Gide è quel signore che, lavorando per l'editore Gallimard, il più grande editore francese, respinge il primo libro della ricerca del tempo perduto di Proust, cosa di cui poi si pentirà lungamente, eccetera, accogliendolo per i volumi successivi. E il rapporto con Proust sarà sempre molto, molto ambiguo. Perché parlo di Gide come autore da riscoprire? Beh, perché c'è l'editore Bompiani che l'ha riscoperto grazie a Piero Gelli, grande editor e grande traduttore, che ne sta traducendo piano piano tutta una serie di lavori. Ha tradotto un romanzo che si chiama I sotterranei del Vaticano, ha tradotto i diari e forse tradurrà anche, perché ne abbiamo parlato, sono io che gliel'ho proposto, un vecchio breve romanzo del 1920, La Sinfonia Pastorale, un romanzo intrecciato con temi religiosi come sempre in Gide, ma in questo caso proprio il protagonista è un pastore protestante, il suo rapporto con una giovane cieca che lui in qualche modo adotta nella sua famiglia, la Sinfonia Pastorale ovviamente quella di Beethoven, e un romanzo delizioso, tra l'altro proprio in questi giorni, un romanzo in cui tutto nasce perché quel gruppo familiare è bloccato in casa da una grande nevicata e non possono muoversi e sono tutti lì. Quindi c'è anche un elemento di attualità in più. Egid